Buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziarvi e continuo a ricevere numerosi messaggi di tante persone che esprimono giudizi positivi per il mio piccolo contributo che attraverso i video sto divulgando. Devo dire che alcune richieste sono anche simpatiche. Una in particolare, un ragazzo, penso, mi ha scritto: Asante, ma ce lo fai sentire questo impianto? Insomma, è difficile ascoltare e valutare un impianto da YouTube, no? Se poi il riferimento finale, saranno i vostri diffusori. A parte questa simpatica richiesta, vorrei tentare di spiegare quali sono le differenze sonore di questo impianto confrontandolo con un classico sistema high-end. Per forza di cose dovrò iniziare a parlare con voi e con quelli che conoscono il suono live. Quando ci troviamo in una sala jazz mentre degustiamo un buon bicchiere di vino, che tipo di suono sentiamo? Quello è riferimento vero. Il vinile, il CD, musica liquida non sono che altro parvenze più o meno attendibili che è come è un tentativo di avvicinarsi al suono, quello reale poi, no? In finale, quello è l'obiettivo. Quando devo testare un impianto, una volta terminato il mio lavoro, chiamo alcuni amici, gente che ha grande esperienza per aver ascoltato moltissimi concerti, e tra questi ci sono alcuni musicisti. Chi meglio del mio amico drummer Ivano Nardi, cresciuto musicalmente con il grande sassofonista Massimo Urbani, stella internazionale, che con un sorriso e una frase dopo aver ascoltato Yeah, mi fa capire tutto, cioè quello mi conferma tutto il lavoro che ho fatto io, anche se ne ero sicuro, ma questa è una conferma ulteriore, no? Detta da un esperto. Partendo dal genere jazz, rock, pop e così via, e poi contesti, vari contesti, live, studio e qualche ascolto con CD, la prima cosa che hanno notato, terminata la prova, che un impianto high-end non potrebbe mai arrivare a suonare con questo impatto e a queste pressioni sonore. Mi dicono, siamo colpiti da questo muro di suono. Insomma, questo è un sistema multifunzionale. Se si hanno le conoscenze corrette di come farlo suonare, la qualità è altissima. Poi per chi ha spazi importanti potrà utilizzarlo molto piacevolmente durante una festa di fine anno, per esempio, così da ricreare una vera discoteca, ma dico una vera discoteca. Utilizzare l'impianto per uso home theater? Divertimento assicurato. Si vuole più di un diffusore? Possiamo aggiungere altri diffusori, canale centrale a quelli posteriori, insomma, si parte con due diffusori. E poi a seconda della nostra necessità si può andare all'infinito. Si può sviluppare nel tempo il nostro impianto senza sostituire più nulla. I diffusori detti outdoor sono nati e impiegati e sottoposti ad un grande lavoro che necessita stabilità e qualità per riprodurre le varie sonorità degli strumenti. La riproduzione di musica nell'uso professionale mette a dura prova i componenti. Detti risultati e performance musicali sono difficilmente raggiungibili dai sistemi high-end. Qui c'è qualità, c'è l'essenziale, è il punto di riferimento se si parla di diffusori con la D maiuscola. Il piacere di ascolto a tutte le pressioni sonore non è facile, eh? Non è facile arrivare a questi risultati. Il nostro orecchio non avvertirà fastidi,
anche a pressioni elevate. Tutto quello che viene a salire è facilmente controllato e controllabile dal sistema. Il range di lavoro di questi diffusori è a 360 gradi. Triogese siamo proprio seduti di fronte ai musicisti, cioè quelle vibrazioni, quelle risonanze, quelle pressioni sonore ce l'abbiamo esattamente in casa. Cioè partiamo da ascolti da 3-5 watt, oppure vogliamo fare il terremoto, facciamo il terremoto. Ho provato ad esagerare per testare l'equilibrio e la stabilità fino a quanto potevo spingermi. Vi dico, non ci provate, perché vincerebbe il sistema, di sicuro. Grazie a tutti ancora una volta, alla prossima.